Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova recensione di composizionedigitale.net. Oggi non ci occupiamo di uno strumento in particolare, ma di un FX di un effetto, e Altiverb, in particolare Altiverb 7, la versione per PC. C'è veramente poco da dire per presentare questo software, questo Virtual Instrument. Poi ovviamente vi linko quella che è la pagina internet di riferimento. Diamo un'occhiata allo store al volo, così vi dico innanzitutto il prezzo. C'è poco da dire riguardo a questo strumento, perché semplicemente il reverbero a convoluzione di riferimento per quanto riguarda l'ambito professionale. Ci sono tanti riverberi a convoluzione in giro, alcuni ne troviamo che sono molto buoni, ad esempio sono anche disponibili direttamente con Cubase, sono veramente buoni. Questo però è proprio il riferimento professionale per quanto riguarda, è arrivata una mail che adesso non ci interessa, è riferimento professionale per quanto riguarda l'ambiente, insomma. Si vede magari anche dal prezzo, perché il prezzo è di 499 euro nella versione XL di 849 euro. Richiede una iLock key per funzionare, però è veramente il top per quanto riguarda questa categoria di effetti, insomma. Di cosa si tratta? Cos'è il reverbero a convoluzione? È il modo che è stato studiato per inserire un qualsiasi strumento o anche una voce in un determinato ambiente sonico. Ovvero, che cosa fa il reverbero a convoluzione? Prende, campiona, diciamo, sfrutta il campionamento dell'ambiente di una stanza, ovvero come reagisce una stanza a un impulso sonoro, ecco, questo è il termine più esatto. Studia come questa stanza risponde all'impulso sonoro e applica quella risposta a qualsiasi strumento o voce o altro, insomma, che inseriamo virtualmente in quella stanza. Come funziona? Come avviene questa cosa? Vengono campionati in determinati ambienti qual è la risposta sonora, cioè si fa un suono così, un suono secco. Viene campionato la risposta sonora di questo suono secco, e questa risposta sonora poi viene applicata a tutti gli strumenti che noi vogliamo. Vi faccio un esempio subito praticissimo. Prendo il primo esempio che mi viene, ovvero la Sydney Opera House. Quindi io carico l'impulso di frequenza della Sydney Opera House, che è stato ovviamente campionato dai produttore di Altiverb. Questo è il suono puro. Questo è quello inserito all'interno della Sydney Opera House. Si accendo ovviamente il reverbero. L'effetto qual è? È semplicemente come se io andassi con questo suono all'interno della Sydney Opera House e poi con un microfono più o meno panoramico andassi a registrare questo stesso suono. Prendiamo magari un altro suono di pianoforte. Ok, leviamo i reverberi dal pianoforte, non ci sono. Ok, così è il suono, diciamo, puro di questo Virtual Instrument. Così, se io inserisco Altiverb con l'impulso di frequenza della Sydney Opera House. Allora, come sentite, è davvero tutto un altro mondo.
Perché è importante, perché è utilizzatissimo Altiverb? Perché il lavoro di post-produzione che dobbiamo fare con i Virtual Instrument è fondamentale che sia anche relativo ai reverberi. Ne abbiamo parlato in diversi video in passato, qualche anno fa. Ritorniamo un attimo su questo argomento. Il reverbero sostanzialmente per i nostri lavori nello studio ha due tipi di funzioni. Una è una funzione creativa, l'altra è una funzione diciamo più estetica. Creativa è quando abbiamo necessità di creare un ambiente sonoro che è magari ecco inesistente, quindi dei reverberi lunghissimi o molto, molto elaborati in maniera originale. L'altra occasione è quando dobbiamo fingere un ambiente che in realtà non c'è. Se noi registriamo le nostre composizioni con i Virtual Instrument, ovviamente non sono registrati in un ambiente in particolare. E io vi consiglio a priori per molti VST di escludere i reverberi che sono al loro interno, a meno che non utilizziamo un solo strumento. Se io utilizzo faccio una composizione solo per pianoforte, posso anche utilizzare magari il reverbero proprio di quel Virtual Instrument. Se però io già vado a mettere insieme diversi VST, che è la cosa che capita più spesso, prendere non so, un violino da un library, un pianoforte da un'altra, il violoncello da un'altra ancora, e poi non so, il flauto da una quarta, per far sì che questi suoni si per far sì che questi suoni suonino insieme per bene, ecco, utilizziamo un termine più semplice, ci occorre un reverbero che li renda tra loro omogenei. Di solito utilizzare un reverbero a convoluzione è la cosa migliore, e comunque è la scelta di base per dei lavori professionali, in particolare se parliamo di colonne sonore. Io ho iniziato a utilizzare appunto Altiverb e il reverbero a convoluzione quando ho iniziato a lavorare seriamente con delle produzioni di colonne sonore, e mi è stato consigliato questo sistema da diversi compositori. È la maniera migliore per avere del realismo sonico. Tra i parametri più importanti c'è la possibilità di importare degli impulsi di frequenza dall'esterno del programma. Ce ne sono già tantissimi di impulsi di frequenza utilizzabili, e sicuramente ci basteranno quelli che sono all'interno del programma, però se vogliamo noi possiamo andare a registrare nei contesti più disparati gli impulsi di frequenza che vogliamo. Se vogliamo il reverbero di una particolare chiesa che abbiamo a, non so, a un centinaio di chilometri di distanza, possiamo andare a utilizzare quell'impulso di frequenza che andremo a registrare. È importante questa cosa qui perché non è una funzione, un utilizzo solo musicale che possiamo fare dell'impulso di frequenza, ma anche a livello di post-produzione audio. Poi magari vi posterò degli esempi che sono presenti anche nel sito di Altiverb e nella pagina YouTube del prodotto, insomma. Però mettiamo che nella post-produzione di un film dobbiamo andare a ricreare un dialogo. Quindi dobbiamo fare un overdub, un doppiaggio di solo uno dei personaggi che abbiamo in scena, insomma. La difficoltà maggiore è ricreare il reverbero di quella particolare stanza dove è stato girato originariamente la scena, insomma, il film. Ora, con Altiverb possiamo semplicemente registrare una traccia pulita di voce in post-produzione in studio. E se siamo stati previdenti e abbiamo registrato l'impulso di frequenza, ovvero la risposta sonora di quella stanza precedentemente, importando quella risposta sonora in Altiverb, possiamo poi applicare il reverbero della stanza, il suono della stanza,
all'overdub, alla voce pulita, che poi andiamo a fare in studio. Ma per questo vi posterò un link a un video apposito, insomma, che è veramente molto molto esplicativo per questa cosa. Quindi utilissimo questo programma sia per le produzioni musicali, ma anche per le post produzioni audio, soprattutto per chi lavora per il cinema, insomma. Allora andiamo a vedere alcuni impulsi di frequenza. Magari utilizziamo sempre questo suono di pianoforte pulito. Pianoforte è il Galaxy Vintage D, che abbiamo già recensito in passato. Allora, sono diverse categorie. In particolare sono divisi tra Music, Post e Gear. Ovviamente Music ci dà la possibilità di avere tutta una serie di ambienti dedicati alla musica. Post sono suoni per la post-produzione. E poi abbiamo Gear, Design e User. Gear, parliamo di reverberi, diciamo, soprattutto analogici, che possiamo sfruttare nella maniera migliore. Sono veramente belle. Abbiamo anche un Digitech qua, ad esempio, abbiamo il Baldwin, abbiamo l'ARP, il Magnaton 480, il Sony ZDR 1000, e chi ha lavorato in passato con l'attrezzatura analogica sa di che strumenti stiamo parlando. Design, abbiamo una serie di suoni particolari, cioè di ambienti particolari, il Floor of the Tank, Overtube, Wash Machine, cioè il suono che otterremmo se registrassimo all'interno di una lavatrice, quindi sono delle cose fantastiche. Abbiamo la cosa che è più interessante per questa recensione specifica, che è gli ambienti sonori, che sono molto utilizzabili per i nostri lavori di orchestra, insomma. Abbiamo una sezione news dove possiamo andare a effettuare il download delle nuove versioni di Altiverb quando vengono fornite, e volendo possiamo andare anche a effettuare il download di nuovi preset, di nuovi impulsi di frequenza che vengono forniti regolarmente. Andiamo ad ascoltare ad esempio Studio Scoring, dove vengono presentati degli ambienti particolari, ci sono molto utili magari per le nostre colonne sonore, e il tutto ci viene semplificato dalla dimostrazione di quale ambiente stiamo parlando in foto, insomma. Ad esempio abbiamo lo studio di registrazione della 20th Century Fox, che il suono è questo. Non è solo un discorso di reverbero, è proprio un suono di ambiente che è completamente diverso. Cambia anche un po' l'equalizzazione, ovviamente. Questo invece è senza. Il suono è chiaramente più povero. Questo ci sta. Ci serve per dimostrare quanto sia importante l'utilizzo del reverbero. Non basta avere un buon VST. Se poi utilizziamo dei pessimi reverberi nella fase di post-produzione, avere dei strumenti campionati benissimo ci serve un po' a poco. Ma è la stessa cosa che avviene per quanto riguarda la registrazione di strumenti veri. Se come me avete un home studio, quindi registrate la maggior parte dei vostri strumenti nel vostro studio casalingo, che è una cosa possibilissima con la tecnologia odierna, sarà ancora più necessario utilizzare un reverbero come Altiverb 7, in questo caso, che vi dà la possibilità di inserire un violino che è registrato in un ambiente sonoro che magari non è perfetto sonicamente,
potete inserirlo in un ambiente che lo è molto di più, come esempio gli studi di registrazione della 20th Century Fox in questo caso. Abbiamo ad esempio il Cello Studios, ascoltiamo questo. Senza, è così. Io posso andare a aggiustare, e vede qua anche il tipo di risposta che l'abbiamo con l'equalizzazione, insomma, grafica. Posso andare a aggiustare la quantità di riverbero che ho nel mix, la dimensione di questo riverbero. L'equalizzazione del reverbero, che posso inserire o disinserire volendo, il dumping, il time, e poi ho anche la risposta in time di reverbero. E abbiamo anche un pulsante per la brightness. Così è senza. Possiamo andare a vedere altri esempi. Questi sono Stage Recording Studios, Ledermin Studios, Brooklyn, New York. Abbiamo Piano Room, questo può esserci utile appunto per ascoltare un suono di piano. Ok, andiamo a mettere in posizione di base. Così è senza. Così è con il reverbero. Il suono del pianoforte cambia completamente, insomma, se lo vogliamo. Ad esempio, abbiamo quest'altro studio, Nashville Stone Room. Posso arrivare quasi a dire che in molti casi per la composizione e il mixaggio di alcuni lavori è più importante il reverbero dello strumento in sé, perché possiamo avere uno strumento bellissimo però con un reverbero pessimo suona male. Possiamo avere dei suoni che non sono eccezionali, ma con col giusto reverbero otteniamo qualcosa di veramente eccellente. Abbiamo anche questa per gli appassionati, i zappiani in ascolto, l'Utility Muffin Research Kitchen, che è lo studio di registrazione di Frank Zappa, quindi è il suono di Frank. Chiaramente non è un reverbero in questo caso che abbellisce particolarmente il suono, però ci inserisce fisicamente in quella situazione. È un po' come avere Photoshop, pensate a una foto di voi che viene scontornata, ritagliata, inserita su uno sfondo, un determinato sfondo, insomma. Ci dà a primo impatto l'impressione di realismo che siamo stati veramente in quel posto. Ecco, in questo caso l'effetto il concetto è lo stesso, ma l'effetto è sicuramente maggiore, perché l'orecchio si lascia molto facilmente ingannare da questo trucco, perché poi in realtà non c'è niente di diverso, cioè siamo veramente inseriti sonicamente in quel contesto.
Abbiamo aperto solo la directory adesso studio and recording, però abbiamo esempio concert hall, esempio la Disney Hall, che è bellissima. Torniamo un attimo ai violini che erano gli action strings. Come sentite, cambia un pochino il suono, per questo motivo, per l'utilizzo creativo del reverbero, è fondamentale che i VST che utilizziate abbiano la possibilità di escludere il reverbero nativo, per così dire, insomma. Perché in alcuni casi alcuni reverberi non vi danno questa possibilità, insomma. In questo caso abbiamo messo a zero, però comunque era già spento da prima per quanto riguarda gli action strings. Andiamo a ascoltare altri esempi. Esempio Film Orchestra, Berlin Studio 1. Questo lo utilizzo molto, questo reverbero, nel mix finale di quei brani che devono suonarmi orchestrali. L'ho utilizzato anche nell'ultima colonna sonora di Rocks in My Pockets. Forse è un po' esagerato adesso. Andate a dare un'occhiata agli altri suoni, ne possiamo ovviamente ascoltare tutti. Abbiamo l'opera, la Mozart Hall, della Konzerthaus di Vienna. Ascoltiamo un attimo il volo. Prendiamo il suono di pianoforte. Senza suonerebbe. Suonando cose molto banali perché voglio farvi sentire la risposta bene su tutta l'estensione. Come sentite, cambia veramente il suono e ne acquistiamo tantissimo in realismo. Ne abbiamo davvero molte di suoni. Abbiamo anche il mausolei vari, quindi otteniamo anche cose particolari. La grande piramide a Giza, ad esempio. Vogliamo provare a inserire un pianoforte nella grande piramide di Giza. Dove? Ecco qua. Vediamo cosa succede. Adesso non so quanti di voi hanno la possibilità di prendere un pianoforte e andarlo a registrare all'interno di una grande piramide di Giza. Ripeto, non è un suono che va a imitare la risposta in frequenza del reverbero che avrebbe la piramide di Giza. Fisicamente ci sono dei tecnici che sono andati all'interno della piramide di Giza, hanno registrato la risposta in frequenza e l'hanno riportata all'interno di Altiverb. Quindi se noi prendiamo anche uno strumento, adesso stiamo utilizzando un VST, ma se prendiamo uno strumento vero e registriamo il nostro suono e ci applichiamo questo reverbero, è come se avessimo registrato all'interno di quel contesto sonoro. Magari facciamo per l'appunto un esempio realistico, insomma.
Allora, aggiungo una traccia audio, seleziono l'ingresso. Allora, ok, il microfono è questo, controlliamo, prova, 1, 2, 3, prova, ok, eccoci qua. Allora, adesso sentite la mia voce in quel contesto sonoro. Uno, due, tre, prova. Ciao a tutti, ciao. Magari adesso prendiamo anche uno strumento vero e vediamo cosa succede. Solo una frase e proviamo a inserirla, questa frase di flauto, la metto in loop e provo a inserirla in diversi ambienti. Ripeto, è una cosa utilissima per i VST per dare quel senso di realismo quando non c'è, ma è fondamentale anche per gli strumenti veri. Andiamo a sentire come suona appunto all'interno della grande piramide questo flauto, cioè come avete sentito adesso in realtà, eh. Questo è in altri ambienti, eh? Concert hall, la concert house ad esempio. Questa è la Schubert hall. Ovvio è valido anche per degli ambienti che sono, ad esempio, dei club. Se io voglio inserire all'interno di un club, il Tonic Club New York, ho questo risultato. Questo è Amsterdam, il paradiso. Questo è il Beaufort House di Austerlitz. Abbiamo anche degli ambienti che sono più, diciamo, normali. Ballroom, un blue room, un boudoir, una cucina, una library. Sentiamo come suona in una library. Station.
oppure abbiamo degli ambienti molto più, più ampi, insomma. Studio recording sono quelli che abbiamo visto, visto prima, insomma. Religious sono diversi tipi di chiese. Andiamo ad ascoltare altri esempi, magari tratti in questo caso da altre library. Questi sono gli ambienti, diciamo, musicali, per così dire. Andiamo ad ascoltare da alcune cose da post-produzione, cioè, ad esempio, domestic, attico, primo piano, secondo piano, bedroom. Ascoltiamo più che lo strumento la voce, come suona in questi ambienti. Ma riprendiamo quello che ho registrato prima. 2, 3, prova. Ciao a tutti. Ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti. Ciao. Un altro bedroom. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti. Ciao. Closet. Che sarebbe uno sgabuzzino. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Questo è una living room. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Questa è una cantina di vini. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Uno studio. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Bathroom. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Bathroom ne abbiamo addirittura 14. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Abbiamo altre stanze a letto. 1, 2, 3, prova. È chiaro, questi sono pensati per la post-produzione audio, ma niente ci vieta, anzi, è interessantissimo sfruttarli anche a livello musicale. Nella post-produzione abbiamo anche delle macchine, ad esempio il suono della voce in una Fiat Tipo, com'è? È così. Ciao a tutti, ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. In una Citroen. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. In una Beetle, maggiorino. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. In un furgoncino. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. È chiaro quanto è importante, insomma, questa library per chi lavora nella post-produzione e deve ricreare determinati suoni. Abbiamo anche la possibilità di mezzi di locomozione più grandi, ad esempio in una locomotiva, vediamo come suona. 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Questo è un elicottero. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Questo è un MiG. 1, 2, 3, prova. Nel cockpit, ciao, ovviamente. Tutti. Ciao. Boeing 747, questo è il suono. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti. Ciao. Addirittura diviso tra il suono uno, diverso dalla prima due, classe tre, e anche tra i posti 22 e 45. Ciao a tutti, ciao. Che hanno un diverso suono. 1, 2, 3, prova. I posti dal 22 al 34 tutti, suonano ciao. Così invece. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Abbiamo poi anche degli ambienti 1, esterni. 2, 3, e underground. Ciao a tutti, ciao. Ad esempio, questo è il suono in una foresta. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Questo è in un campo. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. 1, 2, 3, prova. Suono la ciao strada. A tutti, ciao. 1, 2, 3, prova. In una grotta. Ciao a tutti, ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Poi abbiamo anche dei suoni. 1, 2, 3,
di ambienti vicini. Cioè, esempio, qua ci dice il suono che arriva da una stanza vicino, e anche ci dice che tipo di stanza, cioè la distanza ci dice tra dove siamo noi e da dove viene il suono, insomma. Esempio, in questo caso è 9 upstairs, hall door 1, con la porta aperta. Allora, questa voce, se viene da una stanza vicino, che è al piano di sopra, nella hall dove c'è una porta aperta, poi il disegno ci spiega meglio, insomma, il suono sarebbe questo. Prova. Ciao a tutti. Ciao. 1, 2, 3, prova. Eccezionale per la post-produzione, ovviamente. Abbiamo tantissimi tipi di next door. 2, 3, prova. Ciao a tutti. Ciao. Poi abbiamo tutta una serie di corridoi. 2, 3, stairway, prova. Hall. Ciao a tutti. Ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti. Ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Come si vede, il suono cambia tantissimo. È fondamentale, insomma, per la post-produzione. Abbiamo anche Public Space, Dungeon, Prigione di Alcatraz. Sentiamo come il suono all'interno della prigione di Alcatraz. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. In un dance studio. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. In vari studi, therapist. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Train station, abbiamo scusato anche prima. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. 1, 2, 1, 2, 3, prova. Allora, andiamo avanti. Ciao a tutti, ciao. School and offices. 1, 2, 3, Atelier. Prova. Ciao a tutti, ciao. Classroom. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Allora, andiamo ad ascoltare invece quelle che sono delle cose particolari, esempio cose di design all'interno di un djembe, come suona. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. All'interno di una wash machine. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Con un microfono di scarsa qualità. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Con l'eco, ovviamente. Ocean Reel. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Reverbero a molla. 1, 2, 3, gigantesco, prova. Ovviamente. Ciao a tutti, ciao. 1, invece 2, andiamo ad ascoltare 3, quelli che sono, prova. Ciao a tutti, dei ciao. Dei reverberi digitali, esempio. Questo è il Digitech. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Con tutte le varie impostazioni. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Questo è All Time Travel. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Sony SDR 100 con i vari uno, preset. 2, che sono 3, uno per uno, prova. Uguali. Ciao a tutti, ciao. A quelli presenti nella macchina. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. 1, 2, 3, prova. Ciao a tutti, ciao. Ascoltiamo il flauto. Roland RE201. Ciao a
fosse Real Tube. Questo è il Magnatone. Le 480, abbiamo anche il riverbero della Fender Super Reverb. Reverb Rocket. Quindi, come vedete, è molto più che un riverbero a convoluzione. Insomma, possiamo. Sì, il costo è chiaro, non è economico, ma non è economico neanche il risultato sicuramente. Abbiamo tutto, davvero tutto quello che ci serve per avere un'unità di reverbero, sia per la produzione che per la musica, da grande studio di registrazione. Quindi è davvero il massimo che si possa avere. È presente comunque in due versioni. La XL e la versione regolare, prendetela in considerazione veramente se avete uno studio di registrazione professionale o comunque se avete delle intenzioni professionali, e sicuramente le vostre tracce ne guadagneranno tantissimo, perché ripeto, spesso è più importante il reverbero dello strumento del VST in sé. Vi linko ovviamente alcuni video che sono presenti sul canale YouTube della Audio Ease, che è questo qua, dove si parla anche di speakerphone. Insomma, cosa dire, sicuramente vi consiglio questo strumento se avete il budget a disposizione. Se non l'avete, considerate di mettere da parte qualche soldino, dedicando meno risorse magari ai Virtual Instrument, che magari già avete in quantità mostruose, senza correre dietro all'ultimo Virtual Instrument, che magari è anche poco utile e crea confusione, e acquistatevi però un bel reverbero a convoluzione come Altiverb 7. Ciao a tutti e alla prossima recensione di composizionedigitale.net. Ciao!